Recentemente è stata portata alla mia attenzione la storia del centro neurologico di Logri e dei suoi pazienti. Allora, purtroppo la storia sembra ripetersi e malgrado la struttura sia stata fondata con tutti i buoni presupposti e tuttora vado avanti seguendo dei criteri umani, a volte avvengono dei fatti veramente discutibili, come per esempio l'allontanamento di alcuni assistenti sanitari e praticamente anche le piccole cose come il cibo non sono praticamente quelli a cui dovrebbero essere abituate le persone normali o comuni, diciamo, fra virgolette, nel senso che ogni persona deve poter gustare dei cibi che stimolino la sua vita. E quando parlo di cibi non intendo solo il mangiare, ma anche una vita sociale soddisfacente. Queste persone purtroppo a distanza di tanti anni non escono tanto da casa, sono dall'istituto, perdonatemi, e sono costretti a uscire 5-6 volte all'anno e questo non va bene assolutamente da un punto di vista medico che da un punto di vista sociale. È una condizione che va cambiata quanto prima. Oltretutto un altro grave problema che stanno dovendo affrontare sia i pazienti che le famiglie è il collegamento fra di loro. Il collegamento come avviene? Tramite una semplicissima strada che purtroppo per svariati motivi è ridotta a un colabrodo. Adesso la questione va avanti da anni, ma è il momento di fare qualcosa di concreto, di agire e di prendere seriamente e con coscienza la questione per come dovrebbe essere, e fare qualcosa al più presto per risolvere questa condizione. Questo è il mio personale appello, poiché capisco perfettamente le condizioni in cui sono queste persone e spero vivamente che le cose in qualche modo si risolvino. Anche noi come associazione di Croce Viola di Mammola sosteniamo il centro neurologico di Locri dove vivono 16 ragazzi in carrozzina. Volevamo pure noi rivolgere un appello al sindaco di Locri, a Giovanni Calabrese, nonché ex mio collega arbitro della sezione di Locri. Caro Giovanni, ci sono 200 metri di strada da asfaltare, questi ragazzi non possono uscire con la carrozzina in quanto la strada è tutta dissestata. Ti preghiamo umilmente, fai qualcosa, riesci a farla asfaltare per poter far uscire questi ragazzi se vogliono andare a fare una passeggiata. Anche per il transito di ambulanze, di macchine, dei furgoncini per caricarle e portarle a fare un giro sul lungomare e nelle altre associazioni. Caro sindaco Giovanni Calabrese, io mi trovo a Milano quindi non posso partecipare a quella manifestazione che è stata indetta per l'unità operativa di recupero neurologico di Locri. Io volevo lanciare un appello rivolto proprio alla tua persona, la tua grande sensibilità che hai sempre avuto anche per le proteste che hai fatto per l'ospedale di Locri e per tante altre cose, per come hai risollevato la tua città. Niente, ancora per quella
famosa stradina prospiciente il centro, che è in condizioni davvero critiche, sia dal punto di vista della pulizia che della bitumazione, se di bitumazione si possa trattare. Secondo me, e tanti, servono pochissime risorse per riuscire a mettere in qualche modo in sesto quella strada di cui le persone che dovrebbero poi usarla ne hanno un bisogno vitale. Ti ringrazio.